rimuovere dall'ambiente in un solo giorno 100.000 kg di rifiuti di plastica. È stato questo l'ambizioso obiettivo di Plastic Free, che domenica scorsa ha organizzato una giornata di raccolta in contemporanea in 60 città d'Italia. L'associazione guidata da Luca Di Gaetano sta riscuotendo successi continui e senza precedenti, grazie a un'attività divenuta una vera e propria missione. Insieme a lui ben 160 referenti in tutto il paese, centinaia di iscritti e attivisti che su spiagge, strade, marciapiedi e piazze inseguono un unico scopo: liberare il mondo dalla plastica. Anche Fano è tra le città che hanno aderito all'iniziativa e domenica 90 volontari hanno raccolto in sole 2 ore ben 207 kg di rifiuti. A coordinarli la referente regionale Laura Angeletti. Le associazioni coinvolte in questo nostro appuntamento erano l'Africa Chiama e anche l'associazione Palla Rotonda. Voglio ringraziare anche la Croce Rossa per averci donato un kit di primo soccorso e avere partecipato attivamente alla nostra raccolta. Quali zone avete ripulito? Allora, abbiamo ripulito principalmente la zona del lungomare del Lido e dell'Arzilla. Ci siamo divisi in 3 squadre. La prima è partita dalla transostruttura verso il Calamara, quindi verso la zona sud. La seconda squadra si è diretta dal ponte dell'Arzilla nel tratto tra la ferrovia e i capanni. E l'ultima squadra ha fatto tutto il litorale nella spiaggia, quindi verso il nord, insomma. L'associazione di volontariato che per l'iniziativa di domenica scorsa ha raggruppato bambini, giovani e anziani sta già organizzando altre raccolte, per le quali vorrebbe invitare anche il sindaco Massimo Seri. Prossimo appuntamento in collaborazione con il CANT di Montevecchio sarà il 18 ottobre. Che cosa avete recuperato in particolare? Allora, abbiamo recuperato un sacco di microplastica, abbiamo ritrovato delle batterie, abbiamo ritrovato un contenitore con dell'olio per le macchine, credo fosse, e addirittura un sacco di rifiuti che galleggiava sul torrente. Anche sostanze pericolose, abbiamo anche ritrovato una siringa e qui ecco anche il mio appello di contattare ogni volta l'ente di raccolta quando si trovano questi tipi di rifiuti sulle spiagge.